Ciao ragazzi e bentornati su Made for Hardware. Da alcune settimane a questa parte è diventato praticamente impossibile acquistare schede video e processori, principalmente per due motivi: o perché non sono disponibili o perché i prezzi sono talmente folli da far passare la voglia anche ai più appassionati. Io stesso negli ultimi tempi ho smesso di pubblicare nuove build sul canale, nonostante le vostre tantissime richieste. Oggi parliamo proprio di questo, ossia delle motivazioni dietro questa situazione, e poi risponderò ad una domanda che mi avete fatto davvero in tantissimi, ossia: in questo momento conviene assemblare il PC o è meglio aspettare? Via con il tempo. Perché non ci sono schede video e processori sul mercato? E perché i pochi pezzi disponibili hanno prezzi così alti? Come sanno alcuni di voi, lavoro nel settore informatico ICT da diversi anni, quindi riesco a darvi un punto di vista, chiamiamolo da addetto ai lavori. Inoltre, come recensore su YouTube, intrattengo rapporti con alcuni brand, ed anche questo mi ha aiutato a delineare un po' il quadro generale. Ci sono secondo me quattro motivazioni principali dietro la situazione attuale. La prima motivazione è l'aumento incredibile di domanda di prodotti hardware che c'è stata nel 2020. La pandemia che stiamo vivendo ha relegato milioni di persone a casa. Tantissima gente, me compreso, lavora da casa in smart working, ed in generale questo ha portato ad un aumento incredibile di richieste di nuovi PC, portatili e prodotti tech in generale. È successo in passato di vivere momenti simili in cui la richiesta di determinati prodotti arrivava alle stelle, per qualche motivo, ma tutti i brand rispondevano a questa maggiore richiesta aumentando la produzione per rispondere all'aumento della domanda, e nell'arco di qualche settimana più o meno si tornava alla normalità. Adesso non è così, e questo ci porta alla seconda motivazione. La produzione in Cina si è fermata per circa 2 mesi durante il primo trimestre del 2020, e questo ha avuto effetti devastanti. Inutile prenderci in giro, la maggior parte dei componenti hardware sono prodotti in Cina, e quando le fabbriche cinesi si fermano, gli effetti a cascata sulla produzione mondiale di componenti hardware sono pesanti. Per la mia esperienza vi posso dire che un mese di fermo in Cina può portare a circa 3 mesi di ritardo in termini di arrivo sul mercato di un prodotto. Terza motivazione: scalpers. Non vi voglio fare un pippone lunghissimo sugli scalpers, è un tema che su YouTube molti hanno spiegato in maniera esauriente. In sintesi, gli scalper sono persone o aziende che individuano sul mercato la presenza di poca disponibilità di alcuni prodotti e ne approfittano. Comprano il maggior numero di componenti alla data di lancio con metodi legali e non legali, per poi rivenderli a prezzi maggiorati quando sul mercato risultano out of stock. Quando cominciano a venderli a prezzi maggiorati, succede che anche i pochissimi rivenditori che hanno componenti ancora in stock iniziano ad alzare i prezzi, e si finisce per pagare una scheda video il doppio rispetto al prezzo di lancio, perché la gente è impaziente ed è disposta a spendere di più. Ragazzi, gli scalpers ci sono da sempre. Non è un fenomeno nuovo nel mondo dell'hardware, ma negli ultimi anni la situazione si è aggravata. Non faccio nomi, ma poco tempo fa c'è stato uno scandalo non da poco riguardante uno dei principali brand di schede madri e schede video. Stiamo parlando di uno dei brand più grandi ed influenti in assoluto. Una delle aziende del gruppo di questo brand è stata beccata a fare inside scalping. Insomma, invece di mettere sul mercato le nuove schede video Nvidia, le mettevano da parte per poi venderle a prezzi maggiorati attraverso canali di vendita non ufficiali. Vi ho detto questo per farvi capire il livello folle di scalping presente in questo momento sul mercato. L'ultima ragione è secondo me imputabile al fatto che gli ultimi mesi sono stati super intensi in termini di nuovi lanci di prodotti, e questo ha in generale aumentato l'hype degli appassionati e la richiesta di prodotti. Ragazzi, dovete pensare al fatto che tutti i principali brand hardware sono quotati in borsa, e con l'avvicinarsi della fine dell'anno hanno annunciato nuovi prodotti per tenere a bada i propri investitori spaventati dalla situazione di crisi generale. In sintesi, hanno annunciato processori e schede video senza che la produzione fosse sufficiente per coprire un minimo di domanda. Se mi chiedete quando si tornerà alla normalità, vi rispondo che non lo so. Non ho la palla di vetro, ma se tenete conto di quello che ha detto il CEO di Nvidia,
e di altre fonti attendibili, potremo vedere un ritorno alla normalità intorno a fine febbraio, inizio marzo. Ok, abbiamo parlato brevemente delle motivazioni dietro la situazione attuale, quindi rispondo subito alla domanda. In questo momento conviene assemblare il PC o conviene aspettare? Ragazzi, per rispondere prendo spunto dal sondaggio che ho pubblicato nella sezione community del canale. La maggior parte di voi, circa il 55%, ha risposto che preferisce aspettare che le schede video e le CPU tornino disponibili. Circa il 39% di voi ha risposto che preferisce intanto comprare gli altri componenti nell'attesa dell'arrivo della CPU e delle schede video. Infine, solo il 7% di voi ha risposto che preferisce allestire il PC subito con CPU e GPU di vecchia generazione. Ragazzi, ecco il mio consiglio. Ho delineato tre scenari. Primo scenario: se al momento avete un PC funzionante che vi assicura discrete prestazioni, quindi che vi permette per esempio di giocare magari a 1080p senza troppi problemi, il consiglio che vi do è quello di aspettare che la situazione torni alla normalità. In sintesi, se avete già un PC decente, non c'è motivo di avere fretta e vale la pena aspettare che i prezzi si abbassino per risparmiare. Secondo scenario: se invece avete un PC molto vecchio che non vi permette di fare nulla o non lo possedete affatto ed avete fretta di comprarne uno, magari perché lavorate da casa o perché non ce la fate più ad aspettare, vi consiglio di allestirne uno utilizzando la piattaforma AMD X570 e processori Ryzen 3000, quindi di penultima generazione. Lo so, sono usciti quelli nuovi con prestazioni ottime, ma vi assicuro che ad oggi il 3600, così come il 3600X, il 3700X o il 3900X, garantiscono ancora prestazioni elevate e vi permetteranno di fare tutto senza problemi. Vi ho consigliato la piattaforma X570 per la scheda madre, così sarete in grado di fare upgrade futuri e sfruttare appieno la tecnologia PCIe 4.0, che indubbiamente rappresenta il futuro. Per quanto riguarda la scheda video, se nel vostro vecchio PC ne avete una che vi permette per esempio di giocare a 1080p, vi consiglio di tenerla ed aspettare che le nuove GPU AMD ed Nvidia tornino disponibili e a prezzi decenti. Se quella che avete è davvero vecchia, vi consiglio di comprarne una di quelle disponibili in questo momento che vi permetta di giocare bene almeno a 1080p. Ragazzi, considerate che se avete un monitor Full HD e non avete intenzione di cambiarlo, non ha senso aspettare per esempio che torni disponibile la 3080 o la 3070 o la 3060 Ti, perché una semplice 2060 Super, ma anche una 1660 Ti o Super sono più che sufficienti in quanto assicurano ottime prestazioni in Full HD. Terzo scenario: se il vostro vecchio PC è su piattaforma AMD e magari avete un processore della prima o della seconda generazione Ryzen e state morendo dalla voglia di aggiornarlo, potreste intanto comprare tutti i componenti ad eccezione di CPU e GPU ed utilizzare il vostro attuale processore Ryzen di vecchia generazione e la vostra vecchia scheda video. Vi ricordo che sul canale trovate davvero tante build, le ho raggruppate tutte nella playlist PC Build 2020, quindi se morite dalla voglia di allestirne uno, buttateci un occhio, vi potrebbe essere utile. Vi lascio il link della playlist in descrizione. Ragazzi, grazie mille per la partecipazione che state dimostrando. Fatemi sapere nei commenti voi cosa fareste e come al solito, se avete dubbi o volete una mano, scrivetemi e vi risponderò volentieri. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate e non vi scordate di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Ultima cosa: se come me amate l'hardware e non vi sto troppo antipatico, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video.